Il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, che nel corso di questi anni ha prestato grande attenzione ai social, ha di fatto aperto la sua campagna elettorale, ospite del gruppo Facebook Ancora con Mario Chiuto per una città sempre più. Mario Chiuto, passando dal virtuale al faccia a faccia, si è sottoposto ad una serie di domande poste dal gruppo via Facebook e coordinate dal giornalista Massimo Clausi. Io ho usato molto questo strumento dei social network perché è una piazza virtuale dove si possono veramente incontrare i cittadini su argomenti che riguardano la città. Vedo che c'è molta passione, molto trasporto, molto attaccamento, radicamento proprio alla città stessa da parte delle persone. Oggi ho conosciuto alcune di queste che spesso intervengono, con le quali poi ci incontriamo sui social. E devo dire che hanno sollevato delle problematiche, anche una discussione molto interessante è venuta fuori, che riguarda appunto quello che è stato fatto, ma anche quello che dovrà essere fatto in futuro. Una città migliora o peggiora, in questo caso noi ci siamo impegnati molto nel cambiamento su tutti i servizi, sulla riqualificazione degli spazi, sulla socialità pure che diciamo, comporta, anche sulla possibilità di cambiare dei processi di sviluppo, incentrati prima diciamo, più sul commercio, sui servizi, che oggi si aprono a uno scenario anche diverso che quello diciamo, di una prospettiva in chiave turistica, di sviluppo turistico anche del nostro centro cittadino e del nostro centro storico. Quindi un incontro interessante. Io credo che in questi anni proprio questo utilizzo dello strumento sia servito molto, perché è anche un modo di partecipare direttamente, cioè in realtà abbiamo dato anche al cittadino gli strumenti per poter dialogare attraverso portali come Decoro Urbano, come altre piattaforme che servono a richiedere pure degli interventi. Quindi un'amministrazione che si confronta, reattiva, che risponde, diciamo. Poi ovviamente non tutte le problematiche possono essere affrontate e risolte in tempi brevi, però voglio dire, questo rapporto è assolutamente indispensabile. Il sindaco, che non può spesso incontrare singolarmente tutti, lo può fare in una piazza virtuale dove il confronto è pubblico e in qualche modo molto più legato al bene comune. Tutto il discorso di Mario Chiuto è stato incentrato sulla visione che il sindaco architetto ha della città, che deve mettere sempre al centro la qualità della vita dei cittadini. Sono stati tanti i temi affrontati, dai trasporti al nuovo ospedale, alle tante opere pubbliche già realizzate o in fase di completamento. Tanto è stato fatto, ma non è tutto. Per quello che resta da fare, c'è un secondo tempo ed è per questo che Mario Chiuto ha scelto di scendere di nuovo in campo.